Teramo, donna morta in casa in via dei Mille, il fratello Mario Ferzetti, nessun dramma della solitudine. Politica Abruzzo Economy Summit, a Pescara gli stati generali dell'economia, attesi Tremonti e Urso. Giulianova rissa alla stazione, l'assessore Di Carlo, città sicura, aumenteremo la videosorveglianza sul territorio. A Roseto inaugurato il McDonald's, entro due mesi il nuovo Conad nella zona nord. Buongiorno e ben ritrovati a J News, la cronaca in apertura del nostro telegiornale. È stato l'ex segretario provinciale del Partito Comunista, Mario Ferzetti, a scoprire la morte in casa della sorella Anna Maria, il cui corpo senza vita è stato trovato oggi a Teramo in via dei Mille. Ai nostri microfoni Mario Ferzetti precisa che non si è assolutamente trattato di un dramma della solitudine. Paola Peluso. Non si tratta di un dramma della solitudine questo? No, assolutamente, perché lei era proprio così. Sola non ci stava perché naturalmente aveva contatti con me. Nessun dramma della solitudine per Anna Maria Ferzetti, la sorella più piccola dell'ex segretario provinciale del Partito Comunista Mario, che ai nostri microfoni ricostruisce il rapporto con la donna che a dicembre avrebbe compiuto 60 anni e che era solitaria di carattere, a tratti respingente anche con i familiari più stretti. L'ultima volta che Mario Ferzetti l'aveva incontrata era poco prima di Ferragosto ed è stato lui a scoprirne il corpo esanime disteso sul divano di casa al civico 65 di via dei Mille in pieno centro storico a Teramo. Anche perché lei era un tipo, come si dice, non un tipo un po' particolare, perché non aveva amicizie tanto, aveva amicizie solamente un po' con il vicinato, con qualche signora quando andava a fare la spesa. E niente, ogni volta che andavo mi diceva che le cose andavano tutto bene e che mi potevo risparmiare la venuta a Teramo ogni volta che ci andavo. Anna Maria Ferzetti era rimasta a vivere da sola nella casa paterna anche dopo la morte della madre 7 anni fa. A fine 2022 si era vista privare del reddito di cittadinanza, motivo per cui era il fratello con la moglie a passare delle somme di denaro alla donna e a coprire così le spese delle utenze. Non è vero il fatto che lei lavorasse, perché ho sentito dire che dice che il datore di lavoro non hanno cercato. Lei non lavorava, io so che lavorava da Di Teodoro per un po' di tempo quando era giovane, poi non ha più trovato lavoro. Sicuramente era ancora viva la sessantenne il 7 settembre scorso, quando è stata vista da una vicina di casa. Il decesso risalirebbe a qualche giorno dopo. Lei è andato in che giorno? Il 17 pomeriggio? Il 17 pomeriggio ho sentito un lezzo strano su giù al portone e salendo le scale ho visto mia sorella che stava sul divano riversa in posizione, diciamo, come quando che dormisse. Invece era deceduta. Prendendo le distanze da quanto accaduto in via Arno a luglio, dove il cadavere della 77enne Franca D'Agostino venne ritrovato 7 settimane dopo la morte, nonostante in casa vivesse la figlia, oggi indagata per occultamento di cadavere, Mario Ferzetti evidenzia le cause naturali della morte della sorella. E sicuramente ha avuto qualche infarto, qualche sessilità male. Ogni conferma arriverà dall'autopsia, che verrà eseguita all'obitorio del Mazzini lunedì prossimo e già martedì potrebbero svolgersi i funerali di Anna Maria Ferzetti nella chiesa di Sant'Antonio. Auto incolonnate sulla Teramo Mare per oltre un'ora questa mattina, poco dopo le 8:45, per via di un incidente avvenuto fra 3 autovetture 200 metri prima della stazione di servizio Terra Bianca in direzione Giulianova. Nessuno dei 3 feriti ha riportato conseguenze fisiche preoccupanti. Soccorsi da 2 ambulanze del 118 sono stati trasferiti precauzionalmente al pronto soccorso. Stando alla dinamica ricostruita dalla polizia stradale, un'auto è finita contro il guardrail per evitare di tamponare la macchina che la precedeva, ma ha comunque finito la sua corsa sull'auto davanti e quest'ultima a sua volta ha tamponato una terza vettura. La viabilità ha subito tantissimi disagi sia sulla superstrada che sulla nazionale, dove si sono registrate lunghe code. La circolazione è tornata regolare sulla Teramo Mare solo dopo le 10:30.
Cambiamo argomento. Gli interventi dell'assessore regionale Tiziana Magnacca e l'analisi dell'economista Giuseppe Mauro hanno aperto la 2 giorni di Abruzzo Economy Summit, gli stati generali dell'economia. In serata attesi gli interventi di Giulio Tremonti e del ministro Adolfo Urso. Ferruccio, benvenuti. La relazione dell'economista Pino Mauro sullo scenario economico abruzzese, quale punto di partenza e riferimento dei lavori, ha aperto all'Aurum di Pescara l'Abruzzo Economy Summit 2024, Stati Generali dell'Economia, ai quali l'Abruzzo si presenta con una buona tenuta. Anche se assistiamo per il 2024 a una decelerazione del ciclo economico, c'è un indebolimento, e l'Abruzzo per quanto riguarda l'occupazione ad esempio comincia già un po' a risentirne, perché è calata dello 0,7% rispetto all'anno precedente. Invece tengono bene le esportazioni, che poi misurano la competitività dell'Abruzzo sui mercati internazionali, però anche qui noi abbiamo uno scenario caratterizzato da una crescita molto forte del settore farmaceutico, che cresce addirittura del 45%. Per quanto riguarda l'altro indicatore, il PIL, viceversa, c'è per il 2023 un buon andamento, l'1,4. Ripeto, il problema a questo punto qual è? È che siamo in presenza di uno scenario che muta continuamente, c'è un problema per l'automotive che è fondamentale, perché l'automotive rappresenta per l'Abruzzo il cuore, la spina dorsale, c'è il rischio di un suo ridimensionamento. Questo sarebbe molto pericoloso. Anche per la quarta edizione della kermesse economica ideata da Michele Russo di Mirus Comunicazione, membri del governo Urso questa sera e domani Crosetto e autorevoli relatori come Paolo Mieli, Giulio Tremonti, Stefano Pontecorvo e tanti altri in tavole rotonde e interviste curate oggi da Nicola Porro. Lavori introdotti dall'assessore regionale Magnacca per ribadire una necessità dell'Abruzzo in linea con il governo Meloni nei confronti dell'Unione Europea su un Green Deal da rivedere. Vediamo quello che ha prodotto la folle corsa verso l'elettrificazione, a cui non bisogna rinunciare, perché dobbiamo vincere la sfida con la Cina, ma che non può essere l'unico modello di realizzazione ad esempio dei veicoli su gomma, non nell'immediato futuro, e quindi occorre che questa transizione sia non soltanto scelta, come abbiamo fatto, ma sia anche equa e sia giusta. A Giulianova si torna a parlare della sicurezza dopo la rissa scoppiata alcuni giorni fa nella zona antistante la stazione ferroviaria. Per l'assessore Marco Di Carlo la città è sicura, ma si incrementerà il numero delle telecamere di videosorveglianza. Fabio Talamonti. A Giulianova si torna a parlare del tema sicurezza in città dopo la violenta rissa scoppiata pochi giorni fa nella zona della stazione, con le telecamere poste lì vicino che poi hanno di fatto individuato i colpevoli. E proprio sul numero delle telecamere ci sarà un incremento, come conferma l'assessore Marco Di Carlo, ma soprattutto ci sarà più attenzione in determinati punti del territorio comunale. Giulianova, ribadiamo, è una città sicuramente sicura e sono tantissime le telecamere che abbiamo installato. Ci sono degli episodi sporadici che avvengono prevalentemente in alcune zone note, su cui insomma cerchiamo di elevare l'attenzione. Ho parlato anche con il comandante Giustini della Polizia Municipale per attenzionare ulteriormente, anche coinvolgere le altre forze dell'ordine in maniera appunto concertata, per far sì che insomma episodi del genere, seppur sporadici, non avvengano più sul nostro territorio. Zona stazione non era mai successo un fatto del genere? Sì, però sono state attenzionate, le forze dell'ordine sono intervenute, la problematica è stata risolta, abbiamo posizionato ulteriori telecamere. Ripeto, Giulianova è sicuramente una città sicura, lo ripeto, e per tranquillizzare un po' tutti, sia i residenti sia ovviamente i turisti, ma l'attenzione è veramente tanta e sono sicuro che comunque questo tipo di attività e questo tipo di eventi andranno sempre di più a diminuire grazie alla maggiore attenzione che metteremo.
La squadra mobile di Teramo ha arrestato nel pomeriggio di ieri un uomo di 26 anni residente a Giulianova. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti circa 690 grammi di hashish suddivisi in 7 panetti, 4 dei quali avvolti da una pellicola con lo stemma della squadra di calcio del Real Madrid, 106 grammi di cocaina e 1 grammo di marijuana. La droga era riposta nell'intercapedine di un armadio in camera da letto. Secondo la polizia, lo stupefacente sarebbe stato pronto per essere ceduto. Il 26enne è stato posto agli arresti domiciliari. A Roseto adesso, dove è stato inaugurato oggi il nuovo McDonald's, la struttura è stata realizzata nella zona sud della città a ridosso di alcune aziende presenti, mentre a novembre aprirà il nuovo supermercato Conad nella parte opposta della città. Il servizio. È stato inaugurato nella giornata di ieri a Roseto il nuovo McDonald's, situato nella zona sud della città, lungo la statale 16. La celebre catena americana ha deciso quindi ancora di investire in provincia di Teramo, dopo le aperture recenti a Teramo e Giulianova. Apertura che significa nuove assunzioni, ma soprattutto sviluppo e riqualificazione della zona, come conferma l'assessore all'urbanistica Gianni Mazzocchetti. Ma oltre a questo, nella parte opposta del territorio rosetano, stanno terminando i lavori per la realizzazione del nuovo Conad, apertura fissata intorno ai primi di novembre. È stata l'apertura di una nuova attività, una multinazionale che ha scelto Roseto, al di là di quelle che possono essere i gusti alimentari, al di là di quelle che possono essere le scelte di tutti i cittadini, ha scelto un'attività di venire ad aprire Roseto. Ne siamo soddisfatti perché, come ho detto anche in altre interviste, questo ha portato un aumento dei posti di lavoro, una nuova attività che si è sviluppata in una zona che andava rigenerata, quella di Roseto Sud, quindi noi ieri ci hanno invitato, abbiamo partecipato con piacere all'inaugurazione di una nuova attività sul territorio. Il comune giustamente ha contribuito in quel che potesse essere lo sviluppo di una nuova attività, una nuova zona, come anche lì a fianco sappiamo che c'è un grande spazio, un grande comparto che sicuramente troverà il suo sviluppo invece con il nuovo piano regolatore. A breve aprirà anche una nuova struttura commerciale in zona nord. Esatto, anche lì di molta importanza, saranno altrettanti posti di lavoro, un nuovo supermercato Conad che si svilupperà in una zona nord, dove una zona completamente residenziale, grazie a una farmacia che ha aperto durante la nostra amministrazione, l'iter ricordo già avviato anche in precedenza, credo dall'amministrazione Pavone, si sviluppa adesso un supermercato così da rendere un quartiere non solo residenziale, ma anche un quartiere con dei servizi. Il Conad è la prima risposta che abbiamo interamente noi con questa amministrazione adottato e approvato in Consiglio Comunale. Il commissario della Lega a Teramo, Berardo Rabuffo, riorganizza il partito dopo la pausa estiva e parte da un'autocritica per rilanciare la proposta di una forza di governo di centrodestra alle prossime amministrative. Marianna De Troia. Berardo Rabuffo, da commissario comunale della Lega a Teramo state riavviando le attività autunnali del partito con i gazebo e una campagna tesseramento. Esatto, alla ripresa delle attività la Lega Teramo si sta organizzando e io in qualità di commissario sto aprendo ad altri iscritti e quindi al termine delle iscrizioni organizzeremo anche un direttivo proprio per proporci come forza di governo alternativo al Comune di Teramo. Oltre ad aprirci alla città con i nuovi tesseramenti, noi abbiamo messo in campo alcune azioni importanti, la prima per sabato 28 di questo mese in cui faremo un gazebo per contribuire a informare la città in merito insomma all'insussistenza delle accuse che vengono mosse al nostro leader Salvini addirittura per sequestro di persona, quindi faremo questa attività di informazione e successivamente il 6 ottobre stiamo organizzando un pullman da Teramo che arriverà a Pontida proprio per dare sostegno anche in un momento così delicato a Salvini. Senta, dall'opposizione state facendo prove tecniche con gli altri gruppi proprio per irrobustirvi e rendere, come dire, granitica una coalizione alternativa ad Alberto? Noi abbiamo un ottimo clima in opposizione, siamo partiti in 12 oppositori, siamo ancora 12 oppositori, abbiamo anche modo di sentirci costantemente e quindi di svolgere un'azione la più incisiva possibile, anche perché io ritengo che nelle scorse elezioni abbiamo perso per nostro demerito, non tanto per i meriti di Gian Guido, quindi partire da un'autocritica credo che sia fondamentale per riproporci invece in maniera seria, proprio come dicevo, come forza di governo di questa città.
Ora in Valfino, nuovo asfalto sulla strada, ma soprattutto interventi per consolidare un intero versante in contrada Giardino, interessato negli anni passati da pericolosi movimenti franosi. Nell'ambito di questo intervento, il comune di Castiglione Messer Raimondo realizzerà anche un parco attrezzato. Rino Orsatti. A Castiglione Messer Raimondo, in contrada Giardino, ci sono importanti lavori di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico. Sindaco. Sì, dopo decenni che questa strada aveva bisogno appunto di essere messa in sicurezza, sia la strada che il versante vedranno dei lavori di consolidamento che andranno a migliorare decisamente la viabilità per questa contrada che purtroppo veramente da forse 20-30 anni era in condizioni precarie. Necessitava assolutamente, anche perché è una zona tutta in movimento, sicuramente il movimento non si arresterà ma sarà mitigato in maniera importante da questo intervento strutturale. Ricordiamo che Castiglione qualche anno fa ebbe una sorta di movimenti franosi davvero importanti. È un problema proprio di Castiglione capoluogo? Ma è un problema, diciamo, dell'Abruzzo interno, che è la geomorfologia. Nel 2015 appunto ci furono frane importanti dopo, diciamo, le piogge nevicate del marzo 2015. Da quel giorno poi abbiamo avuto il problema del 2017 con la neve, quindi ulteriori dissesti idrogeologici, ma stiamo cercando di riparare tutti quei danni avuti in quel periodo. Sindaco, diciamo che il nuovo mandato lei ha vinto, vabbè, diciamo a mani basse perché non c'era neanche la lista dell'opposizione, e quindi questo nuovo mandato comincia nel segno della viabilità? Sì, comincia nel segno della continuità, diciamo. Era un lavoro messo in campo prima che aveva visto la luce in questi mesi, e continueremo sia nel campo della viabilità che nelle infrastrutture. Il prossimo grande obiettivo, uno da raggiungere? Diciamo che abbiamo centrato due finanziamenti importanti col PNRR, quindi avremo l'asilo nuovo con 24 posti e la mensa scolastica. Un cortometraggio con protagonisti speciali che riscoprono luoghi e patrimonio culturale e artistico della città di Pescara. Il progetto si chiama La polvere del tempo ed è un'iniziativa nazionale AXI. Vediamo. Sono ragazzi speciali i protagonisti del cortometraggio La polvere del tempo, che andrà in scena nei prossimi giorni a Pescara, il primo CIAC previsto per venerdì 20 settembre alle ore 16. È un progetto che mira a includere le persone affette dallo spettro dell'autismo e che continua quel percorso che la Fondazione Paolo VI ha intrapreso oramai da quasi 50 anni di inclusione di queste persone, che normalmente vengono individuate come persone diversamente abili, ma noi preferiamo individuarle come persone che hanno delle specialità. Il progetto, che rientra in un'iniziativa nazionale dell'AXI, mira alla valorizzazione delle competenze dei ragazzi diversamente abili attraverso la riscoperta di luoghi di Pescara, del patrimonio culturale, artistico e ambientale della città. A fianco dell'AXI ci sono il Centro di Produzione Teatrale Diario di Bordo del Teatro Cavour e la Fondazione Paolo VI. Questo percorso, spero che questo sia soltanto la prima tappa, possa continuare e possa integrare questi ragazzi che sono una risorsa per il territorio. Quanti ragazzi e ragazze saranno coinvolte? Per il momento sono 6 ragazzi. Contiamo poi di allargare. L'amministrazione è molto vicina a tutto questo, e soprattutto quando si tratta di dare spazio a coloro che magari in altre situazioni hanno un po' più di difficoltà, e noi siamo molto vicino invece ad attività di questo genere. L'attività missionaria di un gesuita di Castilenti, vissuto tra il XVI e il XVII secolo, di cui si erano perse le tracce, ha ispirato il famoso film The Mission. La storia di padre Simone Mascetta è stata raccontata in un libro scritto da Antonio Di Donato, agente della Polizia Municipale. Il servizio. Antonio Di Donato ha portato a conoscenza di tutti il lavoro e la missione compiuta da padre Simone Mascetta di Castilenti, sì, di qualche anno fa, perché parliamo del XVI secolo, XVII secolo, sì,
E questa storia di Padre Simone Mascetta e dei suoi colleghi ha ispirato il film The Mission di Roland Joffé, lo ricorderete, con De Niro e con Jeremy Irons. Una decina d'anni fa il compianto sindaco Alberto Giuliani ebbe contezza di questa figura così importante. Siamo arrivati a condensare tutta la storia di Padre Simone in una monografia. È stato lui che ha dato seguito, su ordine del generale dei gesuiti Claudio Acquaviva, nativo di Atri, all'epopea delle riduzioni in America Latina. E il legame con il film The Mission è reale? È reale. La storia di The Mission non è la storia della vita di Padre Simone, però essendo raccontando l'epopea delle riduzioni, parla in certo senso di chi le ha iniziate, e tra cui Padre Simone e Padre Cataldino, che era il suo compagno di Fabriano. C'è una leggenda brasiliana nella quale viene raccontata la storia proprio di Simone. Inizia a suonare il violino e i guarani quasi ipnotizzati escono dalla foresta, si avvicinano. È una scena simile, in The Mission. Sì, in The Mission la vediamo, diciamo, questa scena, però nella scena del film è l'oboe che è protagonista, però l'utilizzo della musica in quei termini e in quelle modalità è lo stesso che troviamo in questa leggenda brasiliana che racconta di Padre Simone. Bene, con questo è tutto. Adesso le previsioni del tempo e poi la pagina sportiva con Lorenzo Mazzaufo. Grazie e arrivederci.